Il primo luglio scatterà l'estate montesilvanese. Assessore al turismo e grandi eventi Deborah Comardi, che estate sarà? sarà un'estate ricca di eventi ricca di musica eh, ricca di eh, colore anche perché noi abbiamo improntato un calendario sulla falsa riga di quello dell'anno scorso quindi con tanti punti musicali principalmente tre a cui se ne aggiungeranno anche un quarto un quinto eventualmente in alcune, in alcune date sui pontili dell'anno scorso e la riviera più date anche sul colle quindi animeremo anche il colle con delle serate molto molto eleganti con eh, musica classica eventi principali anche di eh, soprattutto dedicati alle famiglie, dedicati ai turisti, ma perché no anche ai cittadini montesilvanesi e a, a tutte le persone che vivono in Abruzzo che vorranno passare qualche serata, qualche giornata con noi. Vogliamo dare qualche piccola anticipazione? Quest'anno abbiamo dei, degli eventi chicca, quindi abbiamo una sfilata di Ferrari il 17 di luglio, avremo un festival letterario suddiviso in tre giorni, sempre a luglio: 9, 10 e 11. Avremo dei salotti culturali e dello spettacolo con dei personaggi importanti, ve ne anticipo uno che è Albano. Tanto per, farne, per fare un nome insomma, di richiamo importante, avremo il Country Festival, avremo il Sunset Experience per tante domeniche sul lungomare, insomma ce ne sarà per tutti i gusti, senza dimenticare ovviamente il classico mercatino dei bambini che sarà presente ogni venerdì, più l'accoglienza ai turisti, sempre fatta il venerdì dal nostro yacht. Sindaco Ottavio De Martinis, un'estate alla grande nonostante la pandemia. Sì, un'estate molto attesa dopo insomma, un periodo difficile e eh, ci auguriamo che possa essere intanto per tutti un'estate un di eh, ripartenza definitiva, un'estate che noi abbiamo voluto eh, in qualche modo eh, arricchire con degli eventi diffusi sul lungomare ma, no, ma non solo, anche il borgo vivrà dei bei momenti da un punto di vista musicale e diciamo che il, il Lungomare... Che con l'isola pedonale è diventata un punto di riferimento non soltanto per i cittadini, non soltanto per i turisti che arrivano sulla nostra, nella nostra Monte Silvano, ma anche per tanti cittadini dei comuni limitrofi. Quindi noi ci vogliamo far trovare pronti e abbiamo ragionato una serie di eventi diversi eventi per ogni giornata appunto volti a regalare momenti eh, piacevoli a, a chi insomma ne, ne, ne potrà godere. Sarà nuovamente l'estate sui pontili praticamente? Sì, i punti di riferimento sono diciamo, i punti, le location individuate sono sicuramente eh, i due pontili, quello di Largo Maastricht quanto quello di Via Europa, ma anche Largo Mezzuela vivrà eh, tutte le sere degli eventi. Come dicevo anche il Borgo eh, vedrà, verrà arricchito con degli, degli spettacoli musicali, dei bei concerti, insomma ce n'è per tutti i gusti e ce n'è in ogni posto della città.